Vedi quando si ama la natura, quando si amano i prodotti. Ci si mette persino in ginocchio per raccogliere meglio i pomodori e per non sciuparli. Eccoli, guarda. Ecco le piante di pomodoro che abbiamo. Qui noi non gli diamo altro che acqua, un pochino di ramato nelle foglie e poi come concime gli diamo solo la pollina. Noi siamo proprio al naturale. Quest'anno abbiamo avuto dei problemi perché c'è stata molta siccità, difatti il sole un po' li ha bruciati e non li ha fatti maturare bene. Sono piccoli ma sono buonissimi. Questi sono i pomodori bubbolino, quelli buonissimi per fare il sugo. Ora poi si va a raccogliere invece i canestrini. Ecco la raccolta dei pomodori che abbiamo fatto ieri sera. Sono stati lavati, ora vengono spezzettati, messi su nella pentola e dopo verranno messi al fuoco per circa 15 minuti a sobbollire. Non devono mai bollire molto, devono solo scaldarsi. Ecco ora i nostri pomodori. Nel tegame devono arrivare a bollore e poi bollire piano piano per 15 minuti. Dopodiché verranno messi a scolare dall'acqua che hanno e passati. Eccoci ora, abbiamo aspettato 10 minuti, un quarto d'ora per farli scolare dall'acqua e ora si passano. Semplicemente passati, ecco. C'è la macchinetta che butta le bucce da una parte e il sugo dall'altra. Tutto naturale, a chilometri, no chilometri, a metri zero. Qui non c'è assolutamente niente. Ora quando sono passati le mettiamo nei barattoli di vetro e le facciamo bollire per 5-35-40 minuti per sterilizzarli. E la salsa è pronta. Ecco, ora riempiamo i barattolini. Il pomodoro è stato messo nel tegame, ma non per farlo bollire, solo per riempire i barattolini. Come vedi, i barattolini non sono molto grandi perché, essendo senza nessun conservante, la volta che tu l'hai aperto dura 2 o 3 giorni in frigorifero, non di più. A parte che con questo pomodoro ci può fare tutto, dalla carrettiera la matriciana, ad operarlo per fare i sughi, per fare melanzana parmigiana, insomma questo si usa tutto perché è solo naturale. I barattoli messi nella pentola ricoperti di acqua, l'acqua deve coprire proprio tutti i barattoli, si mettono a bollire, da quando inizia a bollire si tengono 45 minuti, poi si tolgono, si fanno freddare nella loro acqua, dopodiché si tolgono e si mettono in cantina.